Era Aljaro con Boogie Down qui a Sottoporta Show, 18ª puntata di questo 11 marzo 2016. Come promesso, prima di entrare ad ascoltare questo pezzo musicale, vi avevamo annunciato il nostro ospite di giornata. Abbiamo l'onore e il piacere di chiacchierare calcisticamente e non solo con il giornalista di Teleclub Italia, Giuseppe Libertino. Ciao Giuseppe! Ciao ragazzi! Onore e piacere mio essere nella puntata, ma ormai sei il maggiorenne. Esatto, quello che ho detto anche io in apertura. È importante. Teniamo le candeline. Arrivare a 18 è sempre importante. Io lo dico, quando c'è continuità vuol dire che il programma vale e io sono contento. Ciao a tutti e tre, state bene? Io Tutto bene, grazie. Aspettiamo il weekend, anzi aspettiamo, sì, tra poco si parte con il gran pallone. Assolutamente, assolutamente. Tra sì. poche ore si parte con Juventus A contro Juventus B, vero? guarda, sorprendente per chi non conosce il calcio, detto, ma come è possibile che sta succedendo questo? Invece accade. Io credo ci sia un problema proprio di base, cioè fin quando ci sarà un campionato dove una grande società avrà un po' giocatori sparsi in tutta Italia. Soprattutto di squadre che vanno affrontate poi nel corso dell'anno, gare poi importanti che magari potranno decidere un campionato, credo che sia la prima regola alla base da eliminare, non è possibile. Ah, caspita. Come succede all'estero, non è possibile che magari la Juventus o qualche altra squadra forte di Serie A, perché poi loro hanno il monopolio, quindi possono avere 3-4 giocatori sparsi in 5-6-7 altre società sì. che vengono sfidate nel corso dell'anno, quindi non è possibile. Voglio dire che è falsato, perché poi io non credo che poi i giocatori siano così poco professionali da non affrontare magari un'avversaria. Sì, è vero che magari avrai il cartellino con l'altra squadra, però mi sembra detto proprio anticalcio. Ma assolutamente però, sì. È una regola che deve cambiare. Come tante cose che vanno cambiate, meno male che forse, non lo so, 3-4 anni, io mi auguro almeno 4 anni, la Moviola in campo cambierà un po' questo sport che a te piace tanto, ma questa è una cosa che va cambiata. Quindi tu e la Moviola in campo, Peppe? Beh, la Moviola in campo, non so, ho visto che la riforma porta varie cose, vari cambiamenti. Io credo che un assistente tecnico, tecnologico ci debba essere. Perché io ti dico la verità, mi stacco un po' dalle polemiche continue sull'arbitro che può essere venduto o che possa magari... Quelle chiacchiere da bar, ecco, per intenderci. Calcio oggi vada a una velocità molto, molto pesante che all'occhio umano è difficile. Cioè io, guardatevi una partita di calcio, e voi ne vedete tanti ogni giorno, ma credetemi, sì. segnalare un fuorigioco è veramente difficile. Non è che è così facile alzare bandierine e secchi tutti quanti. Io infatti. Non voglio essere cattivo con i bravi. Molte volte noi diciamo nel corso di una partita, cavolo, questo ha fatto una segnalazione straordinaria. Permettetemi se sono un po' cattivello. Ha avuto fortuna. Ha avuto fortuna perché è questione dei centimetri, perché sennò non possiamo dire allora è scarso quando vede un fuorigioco, quello sta a 40 centimetri fuorigioco è bravissimissimo quando lo becca proprio lì, è un momento, un attimo, è anche fortuna. E quindi sì, sicuramente questo, sì. questo guardialinee, il direttore di gara va aiutato, io non so come verrà, non so quali saranno gli strumenti, però il tennis un po' ci è riuscito, quindi io credo che il calcio debba assolutamente adeguarsi, perché è uno sport troppo seguito, uno sport troppo milionario. Infatti. E che facciamo? Restiamo legati al passato? Direi proprio di no. Beh, sai, poi i cambiamenti fra FIFA e UEFA ci sono stati, poi vedremo in pratica che cosa accadrà, ecco, se ci sarà qualcosa di rivoluzionario, ecco, in tal senso, ecco, pensando un attimino più ad alti livelli. Peppe, voglio farti fare una domanda dal buon Federico Mancini, che ti faccio risalutare. Sì, ciao Federico, buonasera. Grazie. Volevo chiederti a proposito della Moviola in campo, quindi volevo sapere da lui se questo fatto che la UEFA ha voluto mettere come garanzia di gioco dell'arbitro dietro la porta, volevo da lui un parere, cioè che risultati abbiamo oggi di questo innesto? Federico, ti dico la verità, è stato un innesto che all'inizio, sai, diciamo, meno male, abbiamo un arbitro in più, c'era un occhio in più, ma io penso infatti. Che a portarvi i cartini esagerati. Benissimo.
stato detto no, le decisioni le prende sempre il direttore di gara al centro del campo. Ok, e allora è finita la figura dell'uomo sulla porta, perché non è possibile, è normale, cioè se i poteri non ce li ha più, ragazzi, quello magari sta nel dubbio, sì l'ho vista, no non l'ho vista, e cavolo, decido io, dico no e poi si sbaglio. E infatti infatti. Quindi è una cosa di un'eccezione, non c'entra proprio nulla. La goal line è uno strumento, come vedete, tecnologico, che può dare una mano. Probabilmente Fontani l'avremmo lì qualche anno fa. Invece ha cambiato la strada del campionato. Io però vi faccio una riflessione, sì. Manco a farlo apposta, cari ragazzi, tutto avviene quando cade Blatter. Blatter cade, Era l'uomo, sicuramente. Ma la fede, perché non è possibile, che probabilmente allora era l'unico che voleva questo. Avete visto subito, quindi sta cambiando tutto. Quindi probabilmente non vedevano l'ora di mandare fuori dalle scatole anche Batta. A questo punto meglio così, basta, perché poi il vecchio deve andare da Batta, a un certo punto ci devi dare novità. Ci devi dare novità, però soprattutto il pubblico, noi, tifosi, giornalisti e tutto, vogliamo un campionato, un mondiale, che ne so, una Coppa d'Africa, un qualsiasi trofei europei che sono alle porte, devono essere assolutamente regolarissimi. A fine partita io devo dire, cavolo, ha vinto la più forte, punto e basta, poi con fortuna, non fortuna, ma non è possibile avere una partita che viene faltata per errori personali. Assolutamente sì, volevo assolutamente agganciarvi sì. A quest'ultima considerazione, sì. Per dire cosa ne pensa lui dell'idea, prima di arrivare alla moviola, quindi a un computer che decide, diciamo, certo, giustamente l'andamento delle partite, se per Giuseppe magari l'immissione di un ulteriore arbitro nella metà campo, cioè due arbitri che si dividono la metà campo e magari non del campionato, cioè di prendere magari per le tre partite principali arbitri di un altro campionato. Quindi arbitri stranieri per sì, partite significative? Ecco. Ecco. Sì, io ricordo che c'è stato un periodo, si voleva poi emulare il fatto, però con la doppia forma, con il doppio arbitro, sì, poteva essere un'idea, però Federico mi chiede sempre, ma chi decide? Perché guarda che lei è un casino veramente. A quel punto poi ci dovrebbe esserci un supervisor dall'alto che si occupa di due arbitri, secondo me. Diventa un po' troppo esagerato, però non era male come idea. No, in realtà io dicevo ogni arbitro aveva competenza nella sua metà campo, diciamo, male, di, tra virgolette, male, di competenza. Ti dico la verità, non è male, anche perché il campo è abbastanza grande, quindi 110, ne occupi 55, sicuramente fai uno sforzo minore sia mentale sia psicologico che sia fisico. Ti dico la verità, a me non dispiaceva. Non dispiaceva, però ho sempre la preoccupazione, ho sempre la preoccupazione, siamo sicuri che poi si mettono d'accordo insieme, nel senso, decidono uno da parte dell'altro, basta, magari l'altro ha visto altro che fa, non te lo segnala nel microfono, e questa è la perplessità, perché la stessa perplessità è tutti che sono nati quando hai visto l'uomo sulla porta, cioè scusami, hai messo l'uomo sulla porta, cavolo, mi ha fatto decidere, ok, è fuori gioco, ok, è gol, basta, e si dice perché poi si è deciso che doveva fare tutto l'arbitro centrale, perché doveva avere i massimi poteri. Io non lo so se in una partita si possono dividere il campo in due e avere i poteri in due, secondo me sarebbero probabilmente solo gli altri difficoltà. Quindi diciamo un arbitro, i due guardaline e un grandissimo falco, come c'è nel tennis, che è una cosa spettacolare, si dice tutto, due minuti, non mi vengono a prendere in giro quando mi dicono no ma tu perdi tempo, perdi a tempo. Secondo me non si perde nessun tempo, è il tempo che hai perso sempre in tutte le partite. Certo. Ma quante partite abbiamo vinto? Ci siamo detti, ma questo per riprendere ci ha messo due minuti. E allora, scusate, hai un grande strumento, hai un programma, un software che è pauroso. È il caso di utilizzarlo, ecco. Utilizziamo, fateci vedere una partita regolare, quindi io tornerei veramente a tre uomini in campo. Però poi sai, secondo me poi entra anche un fattore di business. Allora metti un quattro. Decisamente. E che ne sai, di sponsor, sì, mettiamo due persone in più. Non lo so, effettivamente è stato un fallimento. Beh sì, sono d'accordo con te, caro Peppe. Qui c'è anche il buon Ciro che ti vuole fare una domanda. Tu sì. Sei innamorato ormai di tutte le cantanti giovani, bazzica tutte le librerie d'Italia a caccia di cantanti, però fa bene. Grazie. Eh sì, la musica fa bene all'anima. No, la musica
non sì. c'è nulla di meglio, sì. cambia proprio la vita la giornata. Anche il concetto, il live, vedi quel live. È vero. Il live ti cambia ancora di più. Assolutamente. Comunque, per chiudere la parentesi arbitri, ricordiamo che un arbitro guadagna 3.800 euro a partita, quindi sì, diciamo l'arbitro centrale. L'arbitro centrale, sì, sì, sì. Nella massima serie, perché poi se scendi mano a mano, infatti sì. ne parlavo con molti amici adesso, devi sapere che nella nostra zona campana c'è Frassa Maggiore, che sta il uno dei quartieri generali massimi dei piazzaggi in Campania. Sì. Cioè c'è proprio la piazza di Frassa Maggiore, che è un fiore all'occhiello dell'AIA. Ah. Dalla vita per andare giù, ma cambia tutta la vita. Sì, sì. Per poi andare a finire, concludendo questa parentesi arbitri, a dei campionati dove accadono delle cose che sono veramente vergognose. Dove un arbitro in anni, a me c'è stato un periodo nel 99, ero a Lai, ho fatto un anno all'arbitro, e non mi sono successe di cose gravose, però avevo amici che hanno poi superato le categorie, quindi quando inizia andare in prima categoria, in categoria regionale, ragazzi, ci sono dei campacci. Scandaloso, scandaloso, non è normale, dai, assolutamente. Vabbè, Peppe, dai, entriamo a gamba tesa sul campionato. Domenica c'è Palermo-Napoli. Ma sto Zamparini? Ma io mi sono scornato con molte persone che dicevano: ma quello è il male del Palermo. Poi altri si pongono, perché poi il bello del calcio è che hai tante versioni che dicono: scusa, ma Palermo senza Zamparini, ma come avrebbero fatto? Allora a quel punto resti un po' nella via di mezzo, no? Nel limbo. Sì. Però quello che sta accadendo quest'anno è assurdo, dai Peppe. Cioè, quanti allenatori ha cambiato il Palermo? Ma io mi chiedo perché. Perché se questo Zamparini qua. Diamo dei meriti a Zamparini. Partiamo dalla parte buona. Anche se è un po' difficile in questo periodo, effettivamente. Sì, la parte buona è che effettivamente Zamparini con lo scouting, ragazzi, hanno fatto venire dei giocatori a Palermo che sono stati troppi. E infatti. No. Davanti l'abbiamo visto. Abbiamo visto Micco, abbiamo visto Dybala, abbiamo visto quel fenomeno di Pastore, quindi qualche merito a lui, allo scouting dobbiamo dargli. Sicuramente. La gestione esatto. è folle, perché, secondo me, perché è un egocentrico, è un accentratore, è un uomo che probabilmente non si fida, e allora se fai tutto tu vai nel caos. Vai nel caos e perdi la bussola, perdi l'azienda, perdi tutto, e questo sta succedendo. Poi mi dico la verità, che al secondo tempo si è messo per il suo discorso che quando vai lì prendi dei soldi, e non potevi facendo dei conti strani Zamparini andando in giro, però dai, una squadra di Serie A non può essere questo. E allora sono cattivo, vi do la sentenza, è l'anno della B, deve andare in B, mi dispiace per i palermitani, però basta, scusami, una posizione di lì, poi sì. tra l'altro non so se è stata una posizione, questo non lo so, perché Zamparini ha guadagnato tra Cavani, Dybala e Pastore dei soldi, non è che deve andare in Champions League, deve vincere il campionato, quindi con questi tre pezzi, ragazzi, ma questo ha fatto i soldi per 20 anni, per 15 anni probabilmente, decisamente, siamo a 42 17 59, fattore se non sbaglio 40-50, sì, sì. 45, non ricordo, se facciamo sono tanti, 40, comunque 40, quindi sono 100, dai, 100 milioni sono una cifra sicuramente non bruscolini, ecco, da questo punto di vista. Quindi la risposta è: Zamparini, che stai combinando che devi andare in B, devi andare in B. E chi salvi, Peppe? Carpi o Frosinone? Salvo il Frosinone. Salvo il Frosinone. Quindi per te Frosinone salvo, ecco. No, è una squadra che fa male nel senso buono, fa male la certo. È una squadra che ha un attaccante che sta nel Ciofani, che non è male. Assolutamente. E quindi, se riesce a fare quei punticini in casa, vediamo Carpi o Frosinone, partita fondamentale. Io non lo so se il Frosinone riuscirà a far punti, perché il Carpi pure è un avversario tosto, però credo si possa salvare, quindi portiamo il Palermo, il Verona e il Carpi, dovrebbero andare, perché Peppe, ma attenzione all'Udinese, Peppe, ma quali sono le insidie che può trovare il Napoli a Palermo? Entriamo nell'argomento Napoli, perché comunque sembra una partita scontata sulla carta, però insomma, debutto di Novellino, cambio di modulo, a squadra incazzata, perché la squadra è incazzata, quindi insomma, che insidie può trovare il Napoli domenica sera al Barbera? Il Napoli lo possiamo dire, è sfigato, ecco. Perché questa è una squadra che veramente, se il Napoli a Palermo vince 4-3, invece, come dici tu, il fattore psicologico cambia la storia di una città, una squadra che è arrabbiata. Novellino è un vecchio marpione, sì. È un vecchio volpone che sicuramente
andare subito, che poi sai bene che qui il calcio è strano, qui si passa da Palermo, che è una squadra che va in Serie B, che ne so, prende un punto, addirittura vince Novellino e il re di Palermo. Certo. E poi è chiaro che se tu pareggi o vinci col Napoli facendo corna, ragazzi, Palermo può anche salvarsi, perché poi a quel punto magari ti avrà cambiato con la squadra, non lo so, magari porta un po' di entusiasmo, magari basket, si mette a fare un po' basket, Pirandino, si ricorderà, non so se ricordate l'anno scorso, con la Fiorentina fino a dei gol importanti alla fine, potrebbe essere importante nelle ultime 4-5, anche se non sta facendo bene. E quindi le figlie sono l'entusiasmo, sicuramente, la voglia di Novellino di far bene, perché inizia un progetto nuovo e quindi si gioca tutta la sua seconda parte di carriera, 10 partite, e 10 partite non sono nelle metà, potrebbe pure spremere al massimo i giocatori, trovare la formula migliore, sicuramente poi riconosce tutte le piante, se veramente carica pallettoni, basket e Girardino, qualcosina di buono può fare, anche se dietro un po' in difficoltà, decisamente, un grande centrocampo, però quei due potrebbero portare un po' di a questa squadra, in questo momento, anzi fino a 2-3 giorni fa, è una squadra morta per me per 3-0 con Napoli, 0-3 secco, però c'è questa grossa variante. Sì, assolutamente. Peppe, ma che ne pensi di Pezzella, questo giovane terzino napoletano, uno dei tanti casi di... Ci sta in primavera, era uno di quei casi, insomma, il Napoli che non riesce a trattenere quei giocatori, insomma, alla fine stava facendo anche discretamente bene, secondo me, a Palermo. È un argomento che abbiamo trattato anche nelle scorse puntate di Sottoporta Show con il nostro Federico, ed è un argomento che ci interessa tanto, quindi Peppe, chiaramente, ci interessa la tua. È vero. Guardiamo Donnarumma, c'è Izzo, sta facendo un bellissimo da Roger, c'è Pezzella, ma voglio mettere anche gente che non sta facendo benissimo, ma è sempre gente un po' cattiva come Globo Davanti. C'è Letizia. Letizia che sta facendo benissimo, ha giocato anche un buon Napoli Tardi. Bene così, Napoli e molte piazze purtroppo non lo so, non vengono affascinati da questi giovani, forse si giocano male le loro carte. Vai. La 18esima, che sono contento di darvelo, è una bella chicca. Oggi vado dal sarto, al povero, per un pantalone, vedrai poi com'è strano. Lui mi racconta, beh, dove c'è il TV, bel programma, mi piace, sì, però ogni tanto attacchi De Laurentiis, sai, come chiacchiere da tanto, diciamo non da basta. Ecco. A un certo punto mi spiega che lui è un carissimo amico di un signore ormai sessantenne, che prendeva questi giovani dalle squadre piccoline della Campania e riportava i grandi provini, la Juve, al Milan, al Genova, all'Atalanta, queste squadre. Sì. Mi ha dato una chicca clamorosa che al 12esimo, al 13esimo, al 14esimo anno di vita ha portato per 3 volte alla Juventus e hanno detto no a Donnarumma. Ah, caspita. È una bombetta perché io sono... Caspiterina. Perché ho detto da una 12, 14 anni, 3 volte l'hanno bocciato. Tra l'altro penso che era già altissimo a quell'età. Però pensa un attimo che succede, resta a Napoli e poi lo prende il Milan a 16, quindi dopo 2 anni dal terzo scarto a 250.000 euro. Che il calcio è strano, molto strano. Strano, e soprattutto la vita di questi calciatori strani. E per un attimo, vedete, adesso Donnarumma, e che vi devo dire, a 12 anni, 14 anni probabilmente non ha brillato in quei 3 provini, a 16 italiani e gli uomini del Milan hanno visto un qualcosa in Donnarumma che era eccezionale. Facciamo i complimenti al Milan, quindi assolutamente. Non solo un po' di sfortuna, sì, per vivere in un territorio che noi conosciamo bene, che ha difficoltà proprio con noi, cioè non c'è la struttura, io non so dove si devono allenarsi, ragazzi. Ma questo, Peppe, ma le Universiadi 2019 che si disputeranno a Napoli, ecco, possono essere un'occasione anche per mettere a posto le infrastrutture? Sì, io però voglio capire in 3 anni riusciranno a fare tutto, io lo auguro. Ho visto un po' la lista di tutte le strutture napoletane. Io mi auguro che in questi 3 anni, con tutti i soldi che riceviamo, si riescono a fare, a riprendere. Ma alcune sono proprio faccende, ma come le riprendi? Cioè, non so dove mettere mano, non saprei dove mettere mano. Questa è la stessa cosa quando mi incazzavo.
no, tu il San Paolo lo rifai, scendi la curva e scendi direttamente sulla pista. Ecco. Io me lo ricordo benissimo, in diretta, ma discussi anche con, adesso mi sfugge il cognome, comunque del direttore dei lavori che doveva fare questo lavoro al San Paolo. Insomma, a dire, lei sarà sicuramente più bravo di me, ma il San Paolo che scende la curva e va a finire verso la pista, io non lo so come. Ragazzi, questo progetto è morto, cioè non esiste questo progetto. Mm. C'è una struttura fatiscente, diventa un caos assurdo. E quindi sono un po' preoccupato perché effettivamente è un'impresa difficile, ma ben venga che arriva, perché già qui ci abbiamo lì. Ecco. Già, è una mano dal cielo, ecco. È una mano dal cielo, speriamo che si possa fare. Poi ci sono pure le elezioni, ci sarà un nuovo sindaco, forse non ci sarà un nuovo sindaco. È un caos abbastanza. Particolare, però chiudendo quel discorso lì, sì. Sono bravissimi sicuramente i talenti napoletani, ma dobbiamo dire pure che sono sfortunati, sì. Perché sai, vivi per esempio in Milano, vivi per esempio in Svizzera, in Austria, un bambino di 10-11 anni, ragazzi, però lavorerai in una struttura di altissimo livello, non solo, molti, queste persone che mi parlano di questi giovani talenti che vanno a giocare nel Genova, nel Torino, nel Milan, ragazzi, hanno delle convenzioni incredibili, pagano la scuola, pagano una casa addirittura ai genitori, caspita, pagano la divisa, pagano, che ne so, qualche studio, qualche libro. E ragazzi, ma questo è importante, questo è fondamentale. Se qua non c'è neanche il campetto, come fai a pensare adesso? È vero, noi, è vero. Me la chiamo, molto difficile. A Caivano, dove sono a Caivano, la Caivanese non ha più il suo storico campo, che è l'Ernesto Faraone, mm-hmm. Che è un campo del 1900, la Caivanese è arrivata fino in Serie C2, è stata un passo dalla C1 e dalla B. La Caivanese non ha un campo, ha 5 squadre che non si sa dove si allenano. Una si allena a Cardito, quindi a 2 km, uh-huh. E tutti i giovanili, addirittura c'è una squadra che si allena su 2 campetti di calcio 5. Ragazzi, partiamo da quindi, partiamo da questo, la dice lunga. Come fanno a diventare grandi questi qua? Io non lo so. Molto difficile. Molto difficile. Perché l'esempio si chiama Danilo D'Ambrosio. Ecco. È stato un talento della Caivanese, quindi sono sposti in Caivano. Che cosa fa lui? Ma soprattutto anche spinto magari dalla famiglia, per fare degli sforzi. Cambia tutto, va al nord e cambia la sua storia. Lascia pensare quel dopo Torino Inter. Certo. Ma è il passaggio da su che diventa complicato, quindi si devono mettere alcuni fattori importanti in mezzo, famiglia, qualche possibilità economica e soprattutto il coraggio di dire, senti vai, ecco vedete scuffè, no? Come è finita la storia. Sì, sì, decisamente. Anche la fortuna che la famiglia si assista alle spalle e che dica, senti vai, ok, hai scelto il Madrid. Sono scelte, infatti. Infatti, Pepe, prima di salutarti ti faccio fare ancora una domanda da Federico e poi concludo io con appunto l'ultima domanda. Sì, volevo un attimino sapere in relazione all'andamento del Napoli se vedi ancora dei margini di superamento della Juventus oppure ci dobbiamo accontentare delle posizioni a ridosso. Quindi argomento scudetto che tiene ancora banco, è argomento sempre caldissimo, caro Pepe. Non lo so, il match dello stadium non voglio essere così, ma ti ha sentenziato, ma poco ci manca. Sai, quando arrivo quella partita che sta in 0-0, quello tira, entra, tira, autorete il gol, io in un mio articolo successivo poi ho scritto, ok, succede Sanza, poi nelle settimane successive Bonucci, poi nella settimana successiva Barzagli, c'è una cambiata Morata o Dybala o Mandzukic che è l'acquistone dell'anno da parte della Juve. Ma ragazzi, io vedo delle sentenze. Poi la gente dice, no, ma tu non ci credi, non sei... No, io non è che non ci credo, non voglio essere veduto. Io ho visto Zaza, tiro, deviato, gol, stava in partita. Bonucci, gol del, io ne so, alla Van Basten, a testa, ecco. Gol. Barzagli sembrava da poco veri dei bei tempi. Ma tra l'altro c'è cioè, primo gol, due gol ha segnato Barzagli con la Juve. E tutte e due con la davanti, guarda caso. Ha segnato l'ultimo gol del 2011. Sì. Quindi stiamo parlando di 5 anni dopo. Ragazzi, se non sono sentenze queste, allora vuol dire che c'è un miracolo dall'alto e la Juventus perde il servizio col Toro. Perché voglio pensare che... Ecco, volevo sapere appunto... I stessi ipotizzando due possono perdere i punti. Ecco. Il Milan, ok, quindi si fermano. Napoli deve vincere tutte le partite. E chiaramente Inter e Roma deve andare a vincere a Milano e Roma. Però la Juve ha anche la trasferta di Firenze? E io nel mio budget punti ho messo una scommessa.
Firenze, una sola sconfitta dalla Juventus, quindi c'era solo Firenze, le altre le vinceva tutte e pareggiava con l'Inter, ipotetico, invece per il Napoli gli ho messo tutte vittorie, ho messo una sola sconfitta tra Inter e Roma e un pari tra Inter e Roma. Vai a fare i conti, purtroppo capita che ci sono quei tre punti, più o meno, quattro punti di radio. E quindi risposta a Federico, non lo so. Difficile. Credo di sì, credo che accontentarsi, non lo so se vogliamo... Però dipende anche, insomma, dipende anche dalla Juve se passano i Champions, Ecco, questa è una variante. Ah, prendiamo, c'è ragione, mi hai dato l'assist vincente perché avevo concluso dicendovi, se la Juve va avanti in Champions, quasi improbabile, diciamo improbabile, ve lo dico, oggi il Napoli vince lo scudetto. E questa è la tua sentenza? Sì, perché sono delle partite troppo pesanti, la Juve a quel punto ci può credere, ragazzi, la Juve perde oggi solo col Barcellona, cioè facciamo che ha battuto il Bayern, per me è impossibile, la Juve quindi perderebbe solo col Barcellona, perché il Real, sinceramente, fritto Real, misto. È un fritto misto. Il Bayern quindi lo avrebbe eliminato, diretta il Barcellona, ragazzi, questi vanno a fare un'altra volta la finale di Champions, per andare a fare un'altra volta la finale di Champions significa giocarsi ancora quarti semifinale alla morte. Ecco. Significano quattro partite, significano una finale, sono cinque partite. Non posso assolutamente pensare che non perda il campionato. Questo ne sono certo. Quindi se il Bayern perde con la Juve, allora a quel punto la città deve cambiare completamente e deve dire ok, adesso è il momento. Sì. Ma penso anche gli altri, no? Non venite a dire che poi gli 11 in campo magari vedremo che ne sono un all'anno un po' affaticato, ci sta, certo. Qualche sballo in difesa. Io penso che se il Napoli vedesse la Juve passare col Bayern Monaco diventerebbe potenziale, dicevo, detto, e quindi carica a 3.000. Eh beh, decisamente sì, decisamente sì. Quindi per lo scudetto tutto è ancora aperto, e però vediamo un pochettino questa storia della Champions, diciamo, come va. Beppe, prima di salutarti e ringraziarti per questo tuo intervento qui con noi a Sottoporta Show su Radio No Frontiere, sono sicuro che hai degli impegni da ricordare, perché chiaramente tu sei in onda ogni mercoledì con Francesco Molaro a Teleclub Italia, e non solo, ma è anche un altro appuntamento. Chiaramente, la Bravo News che fa tutti i giorni, quindi qualsiasi momento troverete 4-5 al giorno di la Bravo News. Canale 98, e poi il sabato c'è il mio programma preferito, sì, ragazzi, tanta scommettitori, ma perché è bello, tanta scommettitori, Telegram Italia sempre, canale 98, parleremo di fantacalcio, parleremo di scommette, parleremo un po' di calcio, ma molto molto free, molto. Sì, ho visto anche, insomma, le puntate in cui c'era ospite il direttore Gennaro, e quindi insomma Gennaro, molto molto bella. Assolutamente, e vi ringrazio, e magari ci facciamo un'ospitata sul finale, tanto abbiamo ancora un bel po' di puntate da fare. Con immenso piacere, Peppe, io ti ringrazio per questa tua competenza. Grazie a voi tre, e apriamo le frontiere. Su Radio No Frontiere apriamo le frontiere. Assolutamente sì. Assolutamente. Grazie Peppe. Bene, grazie mille a Giuseppe Libertini di Teleclub Italia, a presto. Ciao.